dovremmo acquistare la pazienza di chi sta davanti e dietro al tavolo. Avevamo promesso interventi programmati che non ci saranno. Giusto uno spazio, se ce ne sono, per brevi domande telegrafiche. Approfitto solo in quel minuto che ci vuole per rompere il ghiaccio per dire che in fondo alla sala abbiamo in distribuzione, scusi, dottoressa, approfitto, in distribuzione il rapporto di SCORE, distribuzione in fondo alla sala, quindi chi vuole può prenderlo tranquillamente, e in più segnalo una campagna di raccolta di firme su tre proposte di legge di iniziativa popolare che vedo impegnata Antigone, oltre ad altre associazioni, tra cui la Camera Penale, che approfitto per ringraziare perché tra i soggetti che hanno aderito a questa iniziativa, oltre ai loro sindacati per la Camera di Commercio, che c'è anche questa bellissima sala, all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Commercialisti, dicevo, tre proposte di legge di iniziativa popolare che possono essere firmate presso le segreterie dei comuni, per esempio qui ancora si può firmare, che riguardano il carcere, quindi la riforma delle legislazioni in materia di carcere, soprattutto in materia di misure alternative, l'introduzione in Italia del reato di tortura, perché noi in Italia ancora non abbiamo il reato di tortura con una serie di problemi per quanto riguarda la configurazione e alcune fattispecie, e la riforma della legge sulle droghe. Bene. Ma perché non stiamo zitti?
adesso sabato c'è la manifestazione a Brescia perché lui non rispetta la sentenza, questo vuole fare il capo dello Stato, no? Ma è normale in una democrazia che un personaggio come questo sia ancora in politica? Magari finiamo di raccogliere le domande, anche se non sono politiche, va bene lo stesso. E... io volevo approfittare solamente, non volevo aprire un tema enorme, però recentemente, ultimamente si inizia a parlare di questa prospettazione della figura di autoriciclaggio, ancora non è una figura normativamente trasposta, però si inizia a delineare. Adesso, senza aprire un tema enorme, volevo sapere dai relatori che cosa ne pensano, perché si inizia a parlare di questo, perché forse può essere utile anche conoscere le ragioni di questa nuova idea, come dire, di questa nuova frontiera giuridica e la loro idea sulla questione. La mia domanda terra terra è pratica. Sono Simona Muzzi, sono commercialista. La domanda è: che strumenti ho, cosa devo fare quando viene un cliente che vi racconto a breve questi due fatti. L'anno scorso mi aveva una telefonata, un napoletano, accento napoletano, che dice sta cercando una commercialista con una sede nella periferia di Ancona, quindi io ho una sedia alla baraccola e sono emozionata, che cosa fare. E mi fa, faccio sì, io sono una commercialista di questi tempi, uno mi chiede, cioè un cliente, io lo guardo, allora faccio, mi dica che cosa, che vuole. E in realtà vorremmo costituire una società immobiliare a Mondavio, perché faccio nel frattempo questo. C'è un mio libro dell'antiriciclaggio che si riempie, non sapevo più che fare, fatto, Mondavia è 70 km, da qua non vedo perché cercano un commercialista ancora un centro più importante, poi cerchiamo donna, qui non ho proferito parola perché ho pensato donna più aggirabile o donna più pignola, sto zitta perché non era il caso. E mentre appunto lui mi spiegava che volevano prima una succursale a Mondavio, ovviamente io ho pensato che strumenti ho per capire chi ho di fronte. E ho visto che nel mio giro delle conoscenze non avevo né un carabiniere, né una guardia di finanza, né un poliziotto, niente, mi sono sentita un attimo persa, poi l'unica cosa che mi è venuta in mente è camera di commercio, misura camerale. Perché ho fatto in maniera molto ingenua, ok, prendiamo un appuntamento e mi viene la partita IVA. A quel punto, dall'altra parte, c'è stato un attimo di silenzio e poi iniziamo bene il rapporto tra cliente e professionista. E allora io mi sono sentita una grande razzista e sono rimasta male, non mi ricordo che cosa avevo adattato, abbiamo preso l'appuntamento, ovviamente non è venuto, il mio collega ha detto è andata meglio così. Però mi sono sempre chiesta, forse è andata meglio così per carità, ma io che strumenti ho prima di arrivare a capire con l'antiriciclaggio se un'operazione sopra 5.000 euro in euro che voglio prevenire prima? Che cosa devo fare? Questo. L'altro giorno mi arriva un cliente, mi porta, ovviamente è impresa edile sul tracollo, deve vendere questi famosi mobili che ha costruito, appunto, ma di questo genere mi porta un passaporto e mi dice una fotocopia di un passaporto e mi dice guarda, ho messo l'immobile, si è messo in vendita su internet. Mi ha risposto un argentino naturalizzato francese che lavora in una miniera in Africa, è interessato a questo immobile e mi ha mandato la fotocopia del passaporto. Io ho detto chiaramente non ho la più pallida idea. Ecco, finisco qua, vorrei capire cosa possiamo fare. Grazie.
dottoressa Sieri. Allora, per quanto riguarda il napoletano, visto che lei ha lo studio alla baraccola, gli doveva dare l'indirizzo della nostra baraccola, quindi lo faceva venire direttamente da lui. No, però mi rendo conto che effettivamente io sono campano, però ho questo preconcetto, anche io, quindi le do ragione. Il campano, soprattutto il casertano, di per sé non può essere onesto, soprattutto il casertano. Mi dispiace, questa è una mia forma mentis. Poi dopo 6 anni di, diciamo, di attività operativa in quella casa, in questi 19 fantastici comuni dell'Alta Versana, devo dire che la cosa è stata confermata. Piccola digressione, quello che mi è rimasto impresso è che quando arrivai lì nell'Alta Versana, arrivo nel 2001, agosto 2001. Nel gennaio 2002, nella mia circoscrizione, ci sono stati 34 morti ammazzati soltanto nel mese di gennaio, che ci ha balzato come statistica al primo posto in Italia. Quindi praticamente la mattina facevamo la conta se avevano ucciso o meno qualcuno. Quindi, tornando a noi, qual è, che potere ha il commercialista? Se noi andiamo a guardare bene la norma, quindi la 231 del 2007, che è stata emanata proprio per i professionisti e soprattutto per il mondo bancario, parla di un profilo di valutazione oggettivo e soggettivo. Oggettivo, io guardo l'operazione, soggettivo, io guardo la persona. Non dice chiaramente, però fa capire da questo interfacciarsi se ci possono essere degli elementi di sospetto. E quindi, qualora chiaramente ci sono degli elementi palesi, cioè il fatto di venire da un professionista e dire io ho dei precedenti penali, chiaramente quello è un profilo soggettivo obiettivo. Però ci sono anche dei profili soggettivi, diciamo, più indiziali. L'errore è questo, che noi cadiamo in questo errore. Se c'è un fatto conclamato, bene, e allora io procedo. Però, e le invito per il tratto a venire, che qualora questo incontro si dovesse poi verificare, cioè che quel soggetto di Napoli che viene da lei si presenta con la partita IVA, l'istituzione è qui non soltanto quando, quindi non è disponibile solo quando il cittadino viene a fare una denuncia, ma può pure anche parlare, venire da voi e dire mi è successo questo. Non sto facendo una denuncia, sto parlando, sto descrivendo questo fatto. E non c'è bisogno di avere soltanto, cioè ricercare di risolvere il problema o ottenere un consiglio soltanto se si ha un amico carabiniere, poliziotto e finanziere. Noi siamo qua, lavoriamo per voi, e questo è il concetto. Evitiamo i timori, non ci sono timori, non succede niente, però questa sinergia tra società corresponsabili, come diceva la dottoressa, e istituzioni è importante per creare quella diga di contrasto alle infiltrazioni. È chiaro che quella è una tecnica. Tra l'altro mi ha fatto piacere, non piacere, nel senso ho riscontrato una di quelle anomalie in quel primo discorso, quando loro la mettono sempre sul rapporto della fiducia, dice, iniziamo bene il rapporto tra professionista e cliente. Quello è un pesare, un saggiare al soggetto. Quindi lei ha superato, non ha superato un test, quindi fortunatamente per lei. Per quanto riguarda il secondo aspetto, chiaramente in un mondo globalizzato nemmeno ci deve terrorizzare una compravendita del genere. Può capitare che un soggetto argentino, probabilmente perché ha dei parenti. La vera
analisi va fatta nel momento della conclusione del negozio giuridico, che però quindi meno valuterà dal punto di vista commerciale. Poi c'è il notario che lo valuta dall'altro punto di vista. Se ci sono delle criticità o delle anomalie, quelle verranno fuori, perché è chiaro che la compravendita si verifica, cioè si conclude non soltanto quando c'è un incontro di volontà, ma poi questo incontro di volontà deve essere messo sul piano della contrattazione, e se c'è, ci deve essere un pagamento a fronte di un trasferimento di proprietà. Il pagamento non può nascere così, in modo, non può venire dal cielo, ma praticamente ci sono delle forme di pagamento ben definite. Sapete tutti che la normativa attualmente in vigore vieta i movimenti di denaro superiori a 1.000 euro. Quindi quando la vendita viene effettuata tramite bonifico e quindi con strumenti finanziari tracciabili, siamo già a metà dell'opera. Perché? Perché tutto si può distruggere tranne la nascita e la morte del denaro. Se si utilizzasse soltanto mezzi di pagamento tracciabili, prima o poi noi riusciremo, partendo dalla fine, partendo dal centro, partendo dove volete, riusciremo sempre ad arrivare all'origine. Possiamo fare i più rigidi del mondo, ma prima o poi riusciremo ad arrivare da dove è partito, per capire come è arrivato in Italia. Non so se sono stato molto chiaro. Allora, per quanto riguarda l'autoriciclaggio, poi da un punto di vista normativo il procuratore potrà essere più esaudiente di me, sicuramente è un caso che manca. I nostri fantastici legislatori, probabilmente era una delle prime cose che avrebbero dovuto fare, però poi è troppo semplice riuscire a trovare il riciclaggio, anche perché, e torniamo di nuovo alla statistica, fino a 5 anni fa, no, forse qualcosa in più, quindi stiamo parlando del 2005, fino al 2005 non c'era stato una sentenza passata in giudicato sul riciclaggio, proprio perché come è strutturata adesso la norma, due soggetti diversi, quello, i proventi illeciti e chi ricicla devono essere due persone diverse. Tanto è vero, su questa difficoltà normativa, quindi di riuscire a portare avanti un procedimento penale, quindi a conclusione, si era sbilanciata anche la Guardia di Finanza. Tanto è vero, aveva già nel 2010 sollecitato all'autorità legislativa l'introduzione di questo concetto, che semplificherebbe enormemente la fattispecie penale. Per quanto riguarda la specie amministrativa, già questa è stato inserito nella 231, autoriciclaggio a fini amministrativi esiste. Bisogna fare quello sforzo in più per coniarlo anche dal punto di vista penale. Perché sono veramente situazioni, io mi ricordo in particolare
volumi d'indagine in cui il problema tra la DDA che stava procedendo per l'associazione e noi che stavamo procedendo per il riciclaggio, come costante lavoro comune, era proprio di capire esattamente dove collocare il riciclatore, costantemente al confine tra inserirli nell'associazione e quindi non metterli nel riciclaggio, salvo in casi in cui ciò è possibile, ma adesso entriamo poi in alcune tematiche della Corte di Cassazione. E questo è già un punto fondamentale, nel senso che ci sono delle situazioni in cui questa sempre analisi, una semplice analisi, può porre dei problemi poi in sede dibattimentale. Questo credo si sia verificato in molte situazioni. L'altro dato è proprio quello che si diceva, cioè che ci possono essere condotte autorizzate che vengono completamente in questo modo non sanzionate, mentre in realtà bisogna costruire un'obiettività giuridica di venire bene protetto anche rispetto alla condotta di autoriciclaggio. Ma direi che il dato fondamentale è proprio questo, e cioè la rilevanza probatoria, perché si pone ad esempio come sempre per i concorrenti il problema dell'elemento soggettivo, ad esempio in tutte le tematiche anche per l'articolo 12.5. Quindi in realtà l'autoriciclaggio sarebbe la norma più semplice, che permetterebbe un'immediata sanzione per tutta una serie di condotte e faciliterebbe in particolare le tematiche che in alcuni casi si pongono proprio sul problema dell'individuazione del concorso della commissione del reato presupposto, che veramente in alcuni casi diventa tanto complessa. Non so se questo può essere sufficiente. E invece sulle altre domande mi dispiace proprio perché vorrei distinguere due. Nel senso che se mi si chiede un parere politico sulla vicenda, allora posso dare privatamente sulla base di quello che ho letto nei giornali. Se, essendo io qui come procuratore della Repubblica, mi si chiede un parere giuridico, io non do pareri se non avendo letto le carte e non sono notizie del giornale. Quindi mi trovo in una situazione che non ritengo corretta da parte mia in questo contesto, quale valutazione che sarebbe di carattere veramente così politico o colloquiale, perché non è la sede istituzionale. Parlando, questa è la considerazione che io faccio. Non c'era rispetto al discorso. Volevo aggiungere qualcosa sul riciclaggio, però penso che sia centrale. In questo momento sarebbe una di quelle leggi che occorrerebbe fare immediatamente. Come si era detto. Mi permetto solo di aggiungere che appunto martedì al Senato il Presidente del Senato ha fatto un intervento davanti a tutti i parlamentari che avevano sottoscritto la campagna contro la corruzione, dicendo di aver già presentato una proposta di legge che riguardava sia la lotta alla corruzione, l'articolo 416 ter, che una norma sull'antiriciclaggio. Ora aspetterà noi verificare che questo in questi 45 giorni possa essere insomma